Diciamo che lo tengo in All'inizio del XX secolo esplose una nuova forma di comunicazione, rivoluzionando all'improvviso il carattere della connettività umana. Le tradizionali modalità di relazione tra esseri umani, il dialogo faccia a faccia tra vicini di casa e amici, subirono un'amplificazione esponenziale, a seguito della quale gli elementi del villaggio, sia quelli di carattere sociale che quelli funzionali, assunsero nuove proprietà. Il mondo iniziò a farsi straordinariamente piccolo, perché l'umanità era connessa in qualunque punto del globo. Ma radio e televisione, che di questa rivoluzione furono protagoniste, facevano sì che l'informazione, proveniente da un gruppo privilegiato di creatori di contenuti, arrivasse a consumatori passivi, attraverso una serie di distributori. La comunicazione universale agiva in questo modo più da megafono che da telefono, amplificando le tensioni insite nella società invece che produrre coesione. Negli anni 80 del Novecento nacque una nuova infrastruttura connettiva che avrebbe portato a cambiamenti ancora più straordinari e radicali. Internet, interfaccia connettiva bidirezionale, divenne un intrico di energia top-down e bottom-up. In misura maggiore di quanto consentito in passato dalla televisione o dalla radio, le persone iniziarono a condividere idee, pensieri, lavoro, ossessioni e intimità di tutti i tipi, grazie alla rete. Da quel momento i media fecero dialogo più che monologo e fu in quel momento che l'umanità prese a configurarsi come un vero e proprio villaggio, una comunione di cultura, idee e dibattito. Gli individui si trovarono così immersi in un nuovo e vasto spazio dei flussi e lo spazio fisico non poté quindi più considerarsi assoluto. Da quel momento fu impossibile disgiungerlo dalla sua dimensione digitale. L'opinione prevalente negli anni 90 era che la distanza non sarebbe più esistita. La fisicità, si pensava, avrebbe perso qualsiasi rilevanza in quanto inglobata nel tessuto connettivo di Internet. La storia però ha finora smentito queste clamorose previsioni. Negli ultimi anni le città sono cresciute come mai era accaduto in passato. Lo spazio urbano è in fase di espansione in tutto il mondo. Secondo alcune statistiche, la popolazione urbana cresce a ritmo di 250.000 abitanti al giorno, l'equivalente di una nuova Londra al mese. Sembra che nella frenesia collettiva della rete, i teorici della morte della distanza degli anni 90 avessero dimenticato un elemento cruciale dell'esperienza umana, l'importanza dell'interazione fisica tra le persone e l'ambiente. Ciò che sembra emergere è che gli individui che comunicano in forma digitale tendono anche a incontrarsi fisicamente. Le persone desiderano il contatto con altre persone, vogliono stare in un bel posto, vogliono essere al centro degli avvenimenti, in breve vogliono vivere la città. La rete non assorbe né sostituisce lo spazio, ma i due elementi si stanno intersecando sempre di più. In breve, la rivoluzione digitale non ha ucciso gli spazi urbani, niente affatto, ma neppure li ha lasciati inalterati. L'avvento di Internet, lo spazio dei flussi, il tessuto connettivo che secondo molti teorici avrebbe dovuto eliminare il bisogno di vicinanza fisica, non ha eliminato le città, ma ha comunque avuto un profondo impatto su di esse. Elementi fisici e virtuali vengono a fondersi attraverso molteplici collisioni, in cui sia la prossimità che la connettività giocano un ruolo importante. La città contemporanea è dunque uno spazio fondamentalmente diverso, in cui i sistemi digitali hanno un impatto molto reale nel nostro modo di sperimentare, navigare e socializzare. Nella Smart City, un ecosistema di sensori raccoglie le informazioni provenienti dallo spazio urbano, sul quale poi possono agire una serie di attuatori, modificandolo. Ciò che nell'era analogica si poteva solo dedurre da indagini di base o da costosi studi convenzionali, si può oggi cogliere immediatamente, su vasta scala. Dalle scienze sociali alla matematica all'economia, oggi possiamo usare i dati per affrontare questioni profonde che attengono alla vita dell'umanità.
I cittadini, grazie ai dati, hanno acquisito nuovi poteri di pensare, agire e trasformare lo spazio pubblico, creando un'ondata di innovazione urbana. Siamo cioè testimoni di un nuovo orientamento del sapere e del potere all'interno delle città. E il villaggio globale vive così una nuova era come spazio di comunicazione e abitazione mediato da Internet. Grazie, grazie ad Alessandra Piccinini per questa lettura di alcuni passi del libro di cui discuteremo questa sera. Buonasera a tutti, benvenuti al terzo appuntamento di Città Bene Comune. Città Bene Comune che, lo ricordo, è un ambito di dibattito sulla città, il territorio, il paesaggio e le relative culture progettuali, prodotto dalla Casa della Cultura e dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. L'edizione di quest'anno è patrocinata dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, dalla Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti e dal Comune di Milano. E questa edizione è stata poi sostenuta dal punto di vista della comunicazione da Arcipelago Milano, Settimanale Milanese di Politica e Cultura, da Planum, The Journal of Urbanism, dal Centro Studi PIM, dalla Società Italiana degli Urbanisti e dalla Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano. Grazie a tutti per questo prezioso sostegno. Questa sera è qui con noi Carlo Ratti, ingegnere, architetto, professore all'MIT di Boston, dove ha fondato l'Essensible City Lab, autore con Matthew Claudel del libro La città di domani, come le reti stanno cambiando il futuro urbano, edito dai Naudi nel 2017, questo libro che trovate anche qui fuori al banco, allestito appositamente dalla libreria di quartiere di Viale Piceno 1, libro che vi invito a leggere perché è molto ben scritto e soprattutto perché racconta della nostra quotidianità di oggi e di domani. Non entrerò nel merito del libro, dei suoi contenuti, perché abbiamo qui abbiamo invitato tre discussant a parlare di questo, che sono Alberto Clementi, già professore ordinario di urbanistica e preside della Facoltà di Architettura dell'Università di Pescara e attualmente direttore di Eco Web Town; Corinna Morandi, già professore ordinario fino a ieri di urbanistica al Politecnico di Milano, ora vicepresidente dell'Ordine degli Architetti qui di Milano; e Giampaolo Nuvolati, anche lui professore ordinario di sociologia dell'ambiente e del territorio dell'Università degli Studi di Milano Bicocca e direttore del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Dirò invece qualche parola sui motivi di questo invito, sul perché alla Casa della Cultura e qui a Città Bene Comune abbiamo chiesto a Carlo Ratti di essere qui con noi a discutere del suo lavoro. In primo luogo c'è sicuramente un'assonanza di temi. In questo libro si parla non solo di innovazione, ma delle città e del loro possibile futuro. E come qui a Città Bene Comune facciamo, si parla anche delle probabili evoluzioni del progetto urbano e territoriale, così come del ruolo del progettista nella società contemporanea. Questo tracciando scenari fondati, come potete immaginare, sul ruolo delle reti e delle nuove tecnologie, su cui crediamo sia assolutamente necessario riflettere, tanto per le enormi potenzialità che queste hanno, quanto per tutta una serie di implicazioni che possono comportare. C'è poi un'assonanza di fondo rispetto all'idea, alla nostra idea di città come bene comune, che l'abbiamo detto altre volte, non riguarda tanto i beni comuni intesi in senso giuridico, ma più in generale l'idea che la città sia prima di tutto dei cittadini, più che dei costruttori, più che delle banche, più che dei proprietari delle aree o degli immobili, e che questi cittadini in qualche modo possano e debbano deciderne il futuro o almeno indicare una qualche direzione possibile verso cui tendere, verso cui andare. Ratti nel suo libro non utilizza mai l'espressione che dà il titolo a questo ciclo, ma sostiene che le città siano per definizione plurali e pubbliche.
e che si possa abitare lo spazio e crearlo di pari passo, o almeno contribuire a crearlo attivamente. Perché la città del futuro, afferma, si svilupperà da una simbiosi tra design e cittadini. Come noi ha dunque un'idea di consapevole condivisione tanto dello spazio urbano quanto delle sue trasformazioni. Un'idea che rimanda a concrete forme di cittadinanza e partecipazione dal basso. Altro tema di cui abbiamo discusso qui a Città Bene Comune, ma su cui invito i nostri discussant a esprimersi sia per le implicite potenzialità, sia per le implicazioni non sempre palesi che possono andare perfino alle radici della democrazia. Infine, come per Città Bene Comune e più in generale come per tutta l'attività della Casa della Cultura, questo libro è un invito alla riflessione e al dibattito pubblico. Si tratta infatti di un lavoro nato proprio con l'obiettivo di aprire discussioni informate sui temi di cui si occupa e di cui noi stessi, seppur con declinazioni differenti, altri approcci, ci occupiamo. L'impegno pubblico, scrive Ratti, è un fattore determinante nel dibattito sul futuro urbano collettivo e anche per questo siamo onorati di averlo qui con noi. Grazie a tutti di essere qui. Allora lascio la parola alla professoressa Morandi, a Corinna Morandi, per il suo intervento. Grazie. Bene, allora comincio io, poi qualche tema. Naturalmente è un libro, come è stato detto, che sollecita moltissime riflessioni. Sono tante, tante le cose di cui si potrebbe parlare, alcune le citate. E quindi ho fatto naturalmente una scelta di tre punti legati al mio interesse specifico, che essendo un architetto, un urbanista, quello che mi è interessato di più di tutta questa riflessione sulla relazione tra l'innovazione tecnologica e la città. Il modo in cui appunto la diffusione delle tecnologie digitali cambia i modi d'uso dello spazio, ma anche la forma dello spazio, a tante scale diverse, dalla scala del quartiere alla scala del territorio. Quindi ho selezionato tre punti da proporre alla nostra discussione. Ognuno si concludeva anche con una domanda, non so se Carlo Ratti, visto problemi con la voce, non ho detto una cosa che interagire. Purtroppo il professor Ratti è qui ma senza voce, quindi vabbè, cercheremo di interpretare dalle come delle adesso intanto lasciamo la parola a loro e poi chissà, magari tra tre quarti d'ora andrà meglio e vediamo. Comunque avevano soltanto lo scopo un po' di provocare. Quindi il primo spunto è a che fare con la metodologia del progetto. Parto proprio da come viene avanzato un modo diverso di pensare alla metodologia del progetto nel libro e le relazioni, come questo è legato alle nuove, diverse, mutevoli relazioni tra gli attori e i destinatari del progetto. Questo è un tema più generale di come le nuove tecnologie determinano anche una certa sovrapposizione, confusione di ruoli. Per esempio rende più sfumata la divisione tra produttore e utilizzatore, ad esempio nei laboratori di produzione digitale, cui si fa riferimento, su cui poi tornerò anch'io, oppure tra consumatore e lavoratore in quelli che chiamiamo gli spazi ibridi, dove appunto si sovrappongono diverse funzioni e le stesse persone assumono dei ruoli diversi. Oppure nel retail, dove il commercio elettronico o la diffusione della realtà aumentata consentono di saltare o di modificare una serie di passaggi tra gli attori della catena della distribuzione. Carlo Ratti riprende
il tema del possibile ruolo diverso dell'architetto progettista da una sua opera precedente che avevo a suo tempo letto e ripreso in occasione di questa riflessione, che è Architettura Open Source, dove appunto aveva già riflettuto sul tema del possibile diverso ruolo dell'architetto progettista nella società iperconnessa, proponendo, e qui lo riprende questo tema nella città di domani, proponendo la figura del cittadino progettista. Si ripete più volte questa definizione di cittadino progettista. Nel libro precedente, in Architettura Open Source, anche attraverso la ricostruzione dei tentativi a partire dagli anni 60 di coinvolgere l'utente nella progettazione e di utilizzare metodi di programmazione nella progettazione, ad esempio tra i tanti cita Negroponte, che parla dell'architetto come intermediario creatore di schemi aperti. E attraverso appunto una serie di riferimenti, poi Ratti arriva a proporre la progettazione collaborativa consentita dalla rete, che consente appunto la progettazione collaborativa attraverso la figura a cui faceva già riferimento appunto nel libro precedente dell'architetto corale, lo definisce in questo modo, la cui prima e cruciale responsabilità è quella di strutturare il processo di coinvolgimento di vari soggetti, quindi di dare inizio e porre fine alla collaborazione tra i diversi soggetti. Si dice che l'architetto corale orchestrerà azioni e interazioni più che creare oggetti, quindi i temi della progettazione fatta da diversi soggetti con modalità collaborative consentite appunto dalla diffusione, dall'uso esteso delle tecnologie che consentono di condividere momenti del processo di progettazione. Nella città di domani si riprende, mi sembra appunto con una continuità col testo precedente, si riprende la questione dell'evoluzione della figura del progettista, accentuando qui molto l'aspetto della collaborazione bottom-up, e quindi descrivendo il processo attraverso cui i progettisti cittadini, attraverso varie piattaforme, potrebbero iniziare, si dice, a hackerare la loro città, quindi modificarla attraverso il mix straordinariamente, ancora cito, il mix straordinariamente produttivo di esperti, dilettanti, imprese e nuovi attori. Quindi un insieme di figure che cooperano nel processo, in questa funzione dell'architetto corale. Quindi su queste affermazioni mi sembra si apre la riflessione sulle grandi opportunità che oggi si possono, proprio grazie a queste tecnologie, si possono sperimentare per l'approccio bottom-up, sia nella produzione e condivisione di informazioni, sia in vere e proprie azioni progettuali costruite attraverso processi partecipativi. È un processo che comporta dei rischi, Ratti stesso sottolinea come consentire la partecipazione dei cittadini prevede vulnerabilità, minore controllo e possibilità di errore. Quindi rimando non in termini diretti, perché appunto richiama un po', diciamo, un'altra letteratura, ma comunque evocando secondo me delle questioni analoghe, cito ad esempio i lavori di Ezio Manzini, che ha molto lavorato sul tema della coprogettazione, per esempio nel suo ultimo libro Politica del Quotidiano, che sostiene come per rendere probabile l'esistenza di una democrazia progettuale, tanto avevi proprio già sollevato la questione della, appunto anche delle relazioni poi con i processi democratici, quindi però mi piaceva riprendere proprio questo tema invece del rendere probabile l'esistenza di una democrazia progettuale, è necessario sviluppare anche infrastrutture sociali
necessarie quanto le infrastrutture fisiche, che sono quelle che diciamo più tradizionali, ma anche quelle innovative che consentono l'approccio appunto di condivisione e di collaborazione. Ad esempio, dice Manzini, come i servizi online rendono le attività di coprogettazione e coproduzione accessibili ed efficaci, servono le arene fisiche e virtuali dove le persone si incontrano e prendono decisione, e i beni comuni, appunto, come la fiducia e i valori condivisi, diventano oggetto di interazione ed entrano, se possibile, nel processo di progettazione. Quindi termino questo primo punto, quindi sul cambiamento della figura di progettista, con riferimento, che è un altro tema molto forte richiamato all'inizio della città di domani, sull'utilizzo in un diverso approccio progettuale, l'utilizzo dello scenario di futuri possibili, definito future craft, arte del futuro, come metodo integrato al processo di progettazione, un metodo utilizzato, quindi io non entro nel merito degli scenari che vengono delineati, qualche cenno è stato fatto, forse scenari che vengono delineati sui temi della mobilità, delle questioni energetiche, eccetera, consentite appunto dalla rivoluzione digitale. Mi interessava invece questa idea appunto dell'utilizzo dello scenario, appunto dello scenario come metodo, anche non è del tutto nuovo anche questo, però è un punto molto forte delle argomentazioni della città di domani, utilizzato appunto un metodo utilizzato anche per la sua forza di provocazione, quindi non necessariamente riferibile alla realizzabilità delle proposte, ma in grado, per il semplice fatto di essere stato proposto, esplorato e discusso, di determinare un impatto. Quindi lo scenario è utile per esplorare il cambiamento e la modificazione per tentativi. E rimando ancora, e qui c'era appunto un po' la domanda un po' provocatoria, perché rimando ancora a open source, dove invece si criticava in alcuni passaggi la figura dell'architetto visionario. L'architetto visionario, di cui dicendo che è necessario distruggere il mito, uno dei punti forti di quell'argomentazione è la necessità di distruggere il mito dell'architetto visionario come figura che ha perso il contatto con la vita umana, annientando la possibilità di influire su di essa. E quindi avevo trovato un po' questa, diciamo, in questo caso non tanto una continuità, ma una certa contraddizione tra la critica appunto all'architetto visionario in open source e invece la forza dell'uso dello scenario, dell'arte, del futuro, del future craft nella città di domani. Quindi questo era un primo punto. D'altra parte, anche molto recentemente, però, poi Ratti ritorna sulla la questione, anche la definizione dell'architetto corale, in un articolo di domenica, credo, un articolo su Repubblica, su Robinson, credo, di qualche giorno fa, in cui sostiene che oggi stiamo vivendo un ritorno a un modo di progettare e costruire che già era presente in passato, un metodo collaborativo dove grazie alla rete le idee sono sviluppate dal basso piuttosto che imposte dall'alto. Possiamo immaginare progetti in codice aperto da portare avanti in modo collettivo con il contributo degli utenti finali, quindi torna con molta forza su quest'idea del progetto come processo a cui collaborano in questa forma corale con molti attori. E allora anche su qua c'era un tentativo di un'interlocuzione in cui mi sarebbe piaciuto sapere, e qui partendo dal fatto che sappiamo che Carlo Ratti è uno dei progettisti del master plan dell'area ex Expo, e anche in questo articolo in cui si evoca appunto l'architetto corale, si cita tra i progetti che potrebbero, diciamo, avere
avere come base questo tipo di approccio, si cita proprio la fase, insomma, verso la progettazione dell'area ex Expo. E quindi mi chiedevo, pensando proprio a quella situazione specifica di un'area che è un'isola, che ha una serie di difficoltà di interazione fisica col contesto, legate proprio alla localizzazione, alle infrastrutture che ne determinano questa condizione di forte isolamento, come si potrebbe, cioè se invece il virtuale potrebbe e come contribuire a costruire questo processo di coprogettazione, proprio lavorando sulla doppia possibilità, sulla doppia opportunità di avere l'ambiente virtuale e le difficoltà del contesto fisico, dove però è necessario integrare molti attori locali, proprio perché questa situazione fisica di isolamento è molto forte, molto problematica, e quindi l'attivazione di questi processi descritti potrebbe appunto essere superabile attraverso queste forme evocate, ma che non mi sono, diciamo, del tutto chiare se riferite ad un contesto specifico. Il secondo spunto è quello legato alla riflessione sugli effetti legati allo scenario dello spazio iperconnesso della città di domani, appunto, dove le tecnologie integrate stanno trasformando il modo di abitare. Nel libro si delineano i cambiamenti indotti dalle tecnologie digitali, appunto, nella mobilità, in questi scenari sulla mobilità, l'uso dell'energia, le nuove produzioni. Lo spazio, però, si dice, sono assolutamente d'accordo, ma è già stato detto, lo spazio fisico in sé è altrettanto cruciale. I sistemi in rete, lungi dal neutralizzare lo spazio urbano, costituiscono invece una nuova interfaccia con il mondo fisico. Quindi sono due concetti chiave, sono stati già evocati molto chiaramente nella lettura, i due concetti chiave: la connettività da un lato e la prossimità dall'altro. Mi soffermo un attimo nella riflessione sul tema della prossimità, che sia perché la connettività ha tutta una componente tecnologica su cui non ho nulla da dire, mentre invece quella della prossimità è un concetto non scontato, declinabile con diverse aggettivazioni, alcune delle quali sono legate anche alle possibilità di interazioni di prossimità virtuali. Qui un autore, insomma, che è doveroso citare parlando della prossimità, è uno studioso di geografia economica, Ron Boschma, che ha individuato diverse tipologie di prossimità: prossimità geografica, istituzionale, organizzativa, relazionale e cognitiva. E sostiene che sia un eccesso che un difetto di forme di prossimità possono essere fattori negativi nell'alimentare i processi di apprendimento, che sappiamo essere importantissimi in un'economia fondata sempre di più sulla conoscenza. Quindi nel cambiamento legato alla diffusione della connettività, le varie forme di prossimità contano tutte le diverse forme di prossimità, ma in particolare, per la riflessione che sto facendo, la prossimità relazionale e la prossimità cognitiva, che non sono necessariamente collegate alla prossimità geografica. Infatti Ratti parla di forme di produzione relazionale sia in architettura open source che poi nel capitolo della città di domani dedicato alla conoscenza, dove si diffonde sull'esempio dei Fab Lab, laboratori di fabbricazione digitale che da un lato si appoggiano alle comunità locali e dall'altro sono però connessi in rete di conoscenza e di innovazione di scala globale. Quindi questi Fab Lab sono uno degli esempi, no, dei nuovi luoghi del lavoro legati allo sviluppo dell'economia della condivisione, come lo sono per esempio i co-working, che giocano un ruolo nell'innovazione anche se sono ancora economicamente marginali. Su questo appunto rilevavo soltanto che viene dato molto spazio
al ruolo dei, appunto in particolare dei Fab Lab nel testo, come esempio, appunto io li ho letti un po' come esempio di questa importanza della relazione tra le diverse forme di prossimità. E viene dato molto rilievo, anche se appunto la mia obiezione è sul fatto che si tratta di elementi sicuramente innovativi dal punto di vista da alcuni punti di vista, come appunto l'innovazione sociale, anche l'innovazione spaziale, perché in alcuni casi generano dei processi anche di rigenerazione urbana, ma ancora molto ancora molto marginali dal punto di vista quantitativo, e quindi ancora forse opinabile immaginare che siano davvero in grado di costruire delle scenari su nuove economie urbane rilevanti e consistenti. Comunque su questo tema poi ho fatto un altro riferimento, poi mi avvio a chiudere, ho fatto un altro riferimento ad un testo recente che mi ha molto, quello che leggevo mi ha molto evocato quello che avevo trovato in quest'altro libro, che tratta un tema più circoscritto all'interno delle questioni degli effetti delle nuove tecnologie, che è la Société Hyper-Industrielle di Pierre Vels, che è un ingegnere e un sociologo, che tratta della trasformazione attuale delle reti economiche e degli spazi del lavoro. I concetti che emergono sono legati all'integrazione delle opportunità offerte dalla connettività con la fisicità e con i caratteri dei tessuti territoriali. Vels usa alcune definizioni che mi sembrano a questo proposito molto efficaci, perché parla appunto di economie relazionelle della proximité come supporto agli ecosistemi della conoscenza e di competitività relazionelle come opportunità sfida della rivoluzione digitale. Sono concetti che sono anche nel testo di Ratti, e quindi faccio solo qualche notazione su quest'idea di su questo concetto di ecosistema, termine adesso molto alla moda, è usato anche in contesti diversi, che però il nesso nella mia argomentazione è sull'importanza che negli ecosistemi assumono di nuovo la presenza di strutture open, no, come appunto aperte, decentralizzate, e composte da un mix vario di attori, no, come ho già citato prima la lista degli attori nel processo di progettazione, in interazione costante. Un ecosistema che si sviluppa appunto grazie ad una continua interazione tra collaborazione e competizione. Per l'Italia questo concetto, finisco tre minuti, questo concetto rimanda alla stagione dei distretti industriali, però gli ecosistemi oggi di cui si parla sono qualcosa di diverso, perché qui la lista degli attori è aperta, la loro varietà è ampia e la presenza dell'interazione è multisettoriale. L'altro spazio territoriale in cui la connettività e la prossimità cooperano sono gli hub, i nodi delle reti, che si mettono in relazione a livello globale ma sono ancorati nello spazio locale. Sono gli hub della conoscenza, come i grandi campus dell'università e della ricerca, e anche su questo mi sarebbe piaciuto interloquire sul fatto se appunto il post-expo potrà diventare uno di questi nodi delle reti, un hub delle reti di conoscenza, ma nello stesso tempo, invece l'altro punto, anche un ecosistema locale, un ecosistema con le caratteristiche che richiamavo prima. L'ultimo punto, così è finito, il libro appunto si chiama Città di domani, e città non è un termine usato per alludere genericamente alla densità degli abitanti, si parla proprio di città. Gli scenari proposti sono tutti indirizzati all'urbano, animati dai cittadini attuatori dello sviluppo urbano. D'altra parte, nelle ricerche di Sensible City Lab risulta che gli individui che comunicano in forma digitale tendono anche ad incontrarsi fisicamente,
le persone cercano il contatto con le altre persone, vogliono stare in un, si dice, in un bel posto, insomma vogliono, in breve, vogliono vivere in città. D'altra parte si era già evocato, no, il ritorno alla città, l'urban renaissance, insomma è dal 2000 che studi, analisi eccetera e progetti hanno portato a questi processi di agglomerazione, di polarizzazione, ricentralizzazione sulle città. Questi processi però stanno, e questo era il punto su cui chiudo, stanno producendo delle ineguaglianze e squilibri, squilibri territoriali, economici, di accesso alle risorse, dalla scala globale alla scala regionale. Quindi la grande innovazione tecnologica, con i suoi effetti sulla creazione di maggior valore, maggiore competitività nei nodi urbani, rischia di accentuare questi rischi. Questo è veramente un punto che mi piacerebbe discutere. I poli urbani ridistribuiscono la ricchezza verso i territori in cui sono collocati, ne alimentano la crescita. Veniamo da una tradizione in cui centro e periferia hanno spesso agito in modo sinergico. A Milano abbiamo sempre, cioè, è d'obbligo sempre citare Cattaneo, riferimento alla città e il suo territorio, i fenomeni di spillover che hanno, diciamo, generato e rinforzato la relazione tra città e area metropolitana. Ma oggi la globalizzazione e la connettività rischiano di minare queste sinergie legate alla prossimità. Le risorse che erano fornite dai territori prossimi sono oggi disponibili nel mercato globale, proprio attraverso l'economia digitale, disponibilità di lavoro, ad altre. Ma in particolare, però, se, l'Italia in particolare è fatta di città grandi, medie, piccole, ma anche di territori, di aree interne che stanno vivendo adesso dei fenomeni di spopolamento. E allora io, il mio future craft, penso ad uno scenario invece alternativo legato alle potenzialità della rivoluzione digitale, non solo per ricentralizzare nei poli urbani forti, ma per distribuire nel territorio regionale l'opportunità di accesso alle risorse virtuali. L'opportunità di innovazione progettuale bottom up di cui si è tanto parlato, l'opportunità di supporto al locale. E quindi su questo abbiamo d'altra parte cercato anche di ragionare con l'idea della transizione dalla smart city alla smart region, quindi dalla città connessa al territorio connesso, all'integrazione non solo tra le reti di cose ma tra le reti di luoghi, e dove dove i nodi delle reti relazionali, non solo solo i grandi hub, ma anche i nodi minori, dove è possibile attivare la coprogettazione, la coproduzione, proprio con quell'approccio open e collaborativo suggerito da Carlo Ratti. Scusate, grazie. Se è un po' lungo. Ma... grazie. Alberto Clementi, non so se funziona questo. Sì, credo sarà un po' più rapido. Io parto da questa osservazione, è un libro ricchissimo di spunti, di sollecitazioni. Io vorrei concentrarmi su un tema chiave, che è la città intelligente, è un tema sul quale Carlo Ratti ha contribuito in un modo intelligente più volte nel tempo, affinando continuamente l'interpretazione di questa parola che come dire, è buona a tutto, città intelligente. Carlo Ratti lo fa con una visione fondamentalmente ottimistica di parlare della città intelligente e delle sue possibili evoluzioni future. Lui dice che la futura città sarà una città sempre più intelligente. È un ottimista perché lui è un progettista, lo considero un progettista prima ancora che un analista. E quindi è giusto, noi progettisti sono fondamentalmente portati a esercitare l'ottimismo, anche quando non ce ne sarebbero tutte le ragioni. Di più, e questo per un aspetto specifico di Carlo, è una visione totalizzante che, osservando quanto importanti stanno effettivamente diventando le tecnologie digitali, prova a costruire una riflessione critica sul come, come dire, padroneggiare questo mostro che sta crescendo sotto i nostri occhi, per portarne delle opportunità, delle possibilità a favore dello sviluppo di una società costruita da cittadini. Questo è molto importante. Più volte, è anche un ingegnere Carlo, parte dall'importanza
dall'informatica diffusa, dalla disponibilità di una base dati poderosa. Tutto questo consente, con dei modelli accurati, di misurare le prestazioni e di valutare in tempo reale gli effetti delle politiche, delle azioni, degli interventi, dei progetti. Però non è la posizione ingenua dell'ingegnere la sua, anzi. Molti ingegneri hanno teorizzato, non solo, molti hanno teorizzato della città intelligente non dissimulando l'ascendenza dell'ingegneria dei sistemi, da cui è nato questo concetto, e talvolta mascherando poco la forza dei colossi dell'informatica che c'è dietro. Sono loro che hanno inventato il tema, sono loro che lo stanno imponendo, e per un tornaconto, non è tanto che lo facciano per i cittadini, lo fanno perché c'è una possibilità enorme di creazione di valenze, di economie nuove, completamente nuove, un nuovo capitalismo. Ma nella visione che io condivido di Ratti, sono i cittadini che fanno l'intelligenza della città. Non è pensabile che le città siano intelligenti se non sono intelligenti i cittadini. E qui nasce il problema. Ma come si fa a trasformare i cittadini in soggetti intelligenti? Bah. Era molto bello quel concetto che lui evoca di Saskia Sassen. Dobbiamo noi, i progettisti, cercare di attivare la cittadinanza. E così questa idea un po' strana di hackerare la città, cercando di aprire questi sistemi chiusi, molto chiusi, sistemi informatici, e infrangere quella mentalità degli ingegneri, ma dei sistemi anche che veicolano, che è di ottimizzare le prestazioni urbane. La Smart City è nata così, con la promessa alle amministrazioni che faranno funzionare meglio la città. Questo è inutile, non prendiamoci in giro. Ora, io non la faccio lunga perché abbiamo poco tempo. Questo pensiero di Ratti sulla possibilità di attivare la cittadinanza attraverso l'uso di nuove tecnologie, un uso positivo, risponde anche ad alcune sollecitazioni teorici importanti come Quinter negli Stati Uniti. Ma io vorrei arrivare invece a una cosa che mi preme di più dire, visto che c'è un sociologo tra noi, giustamente c'è un sociologo tra noi, perché la posizione di Carlo Ratti oltrepassa quella dell'architetto, dell'ingegnere, dell'urbanista, del sociologo, dell'economista, è proprio l'espressione di questo nuovo che non può essere più sezionato, separato e trattato settorialmente. Non si può. Allora io vorrei cogliere alcuni aspetti di innovazione che condivido del pensiero di Ratti, che sono quelli che intercettano i temi del miglioramento del capitale umano e della capacitazione individuale, di cui ci hanno parlato già Sen e Nussbaum. È un altro modo per riproporre la stessa prospettiva. Questa è più strumentata tecnologicamente, ma in realtà siamo su questo terreno. E allora, rispetto all'approccio che avevamo ancora 10-15 anni fa, sta cambiando davvero molto, grazie anche al lavoro importante fatto da Ratti. Oggi, e prendo in prestito le parole di Carlo Donolo, un grande sociologo, specialista delle politiche pubbliche, non lo so, c'è stato qui a Milano un'importante celebrazione con De Leonardis e Piercarlo Palermo. La cosa che ci dice Donolo a proposito di questi temi, come le smart city possono aiutare nel mezzogiorno italiano, bel tema. Bene, lui dice che questo concetto non è più tanto proprio di una società tecnologicamente attrezzata, ma potrebbe diventare anche una società in cui le città diventano nodi propulsivi per una transizione morbida tra un sistema che oggi è fortemente dissipativo in forma di risorse naturali, per la compromissione continua delle risorse, verso un sistema diverso, molto più dinamico, circolare, ricco di conoscenza, capace di perseguire lo sviluppo sostenibile e investendo in capacitazione e relazioni sociali. Questo è il punto chiave, che infatti i sociologi si stanno spesso
proponendo, parlo io da urbanista, sono un urbanista, ma riconosco che questa pressione, noi abbiamo un po' dimenticato le presenze dei processi sociali nel fare urbanistica, ovvero l'abbiamo forse esorcizzata. Allora, ragionando in questa prospettiva, l'innovazione, quanto l'innovazione può portare a capacitazione sia sociale che individuale, c'è da rimettere in discussione il modello teorico da cui nasce Smart City. I teorici come Deakin avevano spesso analizzato l'innovazione sotto una metafora, quella della tripla elica. Perché le innovazioni riescano, c'è bisogno di ricerca scientifica, di industria e di governance. E tutto il pensiero, fino ancora a ieri, era ancorato a questi, come far interagire la ricerca scientifica, la capacità dell'industria di investire e poi un sistema di governo pubblico che riesca a contemperare queste due prospettive. Ora si è aperta una prospettiva tutta nuova e ratti all'interno di questa prospettiva, che ci dice che c'è bisogno della società civile, la quarta elica. Senza quarta elica noi non siamo in grado di raggiungere un intreccio più complessivo tra ricerca, industria e governance, che non dice, per così dire, la società cosa deve essere, ma ne è in qualche modo condizionato. Cioè i programmi da ricerca, il rapporto con gli investimenti industriali e l'esercizio del potere devono riflettere una presenza determinante della società civile. Questa cosa scardina molto l'approccio ingegneristico, perché mette in gioco ciò che è molto più difficile trattare, cioè la capacità di incorporare il protagonismo degli individui e delle società. L'impegno civile, senza questo i processi di innovazione possono essere perfino regressivi, portarci nella direzione opposta a quello che credo sta accadendo. Ora, fin qui tutto ciò che ci riconosco di interesse, di prospettive di futuro, nella posizione di Iratti, vista insieme ad altre posizioni influenti. C'è qualcosa che non mi convince. Ora, io ho cercato di capire, ma perché non sono convinto e non partecipo a questo coro di chi vede il futuro in modo ottimistico come ci si propone? Beh, intanto io continuo a credere che i poderosi interessi che soggiacciono alla diffusione di tecnologie digitali sono poco malleabili. Non so come è possibile far prevalere il valore della conoscenza diffusa e della partecipazione contro quella dell'interesse a creare valore economico. D'altra parte, gli esempi che finora possiamo valutare avendo delle informazioni sufficienti, Songdo in Corea, oppure Singapore, sono andato a vedere Singapore, insomma c'è molto di autoritarismo autoriale, proprio quello che Carlo Ratti voleva sconfessare da tempo, dicendo basta con questa impostazione dirigistica, bisogna far nascere dal basso i processi dell'innovazione, è lì che dobbiamo trafficare. E invece sta andando proprio in direzione opposta, e sto parlando di casi di successo, di quello che i colossi dell'informatica assumono come casi di successo. Se poi guardiamo un po' quello che è successo in Italia, ma questa democrazia partecipata grazie alle reti digitali, che mostri sta producendo? Non sappiamo più chi decide dove, come si comanda la decisione attraverso scatole nere che nessuno può aprire. È questo il futuro vero? Ce l'abbiamo sotto gli occhi, Il paese oggi, avete questa maggioranza, dove si dice che c'è stata una partecipazione attiva e che tutti vogliono che quella sia la piattaforma di governo. Vabbè, queste sono cose di casa nostra, forse in America non succedono, forse. Ma c'è qualche cosa di più preoccupante. Sì, molto di peggio, è vero. Mi ha molto impressionato una critica radicale di Sennett, un grande autore che io adoro. In un'intervista recente alla stampa italiana,
Sennett dice, ma le città smart sono impeccabilmente efficienti, ma senza anima. Sono del resto costruite per essere consumate, in modo che la gente non pensi. La smart city ci rende stupidi, lo dice Sennett. Lui porta un esempio che effettivamente è probante. Dice, guardate un po' che succede con le smart car, con le macchine intelligenti. È un'esperienza che riduce drasticamente le nostre abilità cognitive e la nostra esperienza della città. E lui afferma qualcosa che io condivido completamente. Più l'esperienza che si offre è liscia, più noi smettiamo di imparare facendo. È vero. È un futuro in cui non sapremo neanche più portare la macchina, probabilmente. Poi io non voglio citare Tafuri, che era molto più radicale, non faceva una critica alla città intelligente, ma ancora di più a chi, ispirato da grandi utopie in buona fede, cercava di imbrigliare il proprio tempo dandogli una forma riconoscibile. E diceva Tafuri, ma questo produrrà gli aborti della Berlino di Hitler o della Mosca di Stalin, perché il sistema di conflitti che chiamiamo città implica l'abbandono di qualsiasi tentativo complessivo di sintesi sulla nuova natura della città. E allora, insomma, vedete un po', dobbiamo criticamente prendere posizione. Io credo ci sono molte potenzialità che il lavoro di Carlo Ratti e i libri che scrive ci offrono, ci aprono. Io lo vedo tra l'altro in sintonia con un autore che a me piace molto, Della Pena, che teorizza una città autocatalitica, una città che migliora la capacità dei cittadini di promuovere dal basso i mutamenti di contesto e che è capace di potenziare il loro potenzialità cognitiva, capitale cognitivo, favorendo la partecipazione attiva alla costruzione di progetti per la città. Ora non c'è dubbio che questa prospettiva va in quella direzione. Potremmo essere attenti a che non accadano quelle cose che ho richiamato prima, che purtroppo snaturano completamente. Allora, per non rinunciare a questa straordinaria opportunità che ci si sta offrendo, io credo che bisognerebbe essere un po' più critici. Va bene l'ottimismo, ma non la prospettiva totalizzante. La città è molto di più che reti, molto, molto di più. E lo sa, Carlo Ratti lo sa benissimo, anche se decide di lavorare sulle reti, perché lì attraverso le reti cerca di risalire a questa città ricca di tutte le ambiguità, impossibilità di prevedere il futuro, vabbè, non stiamo troppo a dire cos'è la città, grazie a Dio, e molto di più di quello che riusciamo noi a definirla operativamente. Allora io vorrei terminare proprio qui, vorrei chiedere, per quanto è possibile, a Carlo Ratti, se è possibile, e io parlo da progettista, da urbanista che è impegnato nel lavorare come tutti voi, nel fare piani e progetti per la città. Io non voglio rinunciare all'approccio critico della progettazione a favore di questa urbanistica open source in cui ci sono soltanto gli utenti che smanettando i computer o i telefonini dicono che fare. Non ci sto. Ci deve essere una capacità di interagire criticamente e dialetticamente tra un sapere costruito da esperti e un altro invece che si evolve, che è tutto impresa diretta grazie a ciò che i cittadini nella loro esperienza della città possono dirci. Ma non c'è proprio da rinunciare a ciò che noi abbiamo costruito fino ad oggi, c'è da arricchirlo con queste nuove tecnologie. Allora, certo che abbiamo bisogno di queste nuove tecnologie, ma senza abbandonare. Qualche volta, mi sembra, leggendo i libri di Carlo Ratti, li ho letti tutti, mi sembra che lui polemicamente esageri un po' dicendo adesso ci sono questi, le decisioni si prendono in questo modo, scatole nere inverificabili. No, grazie a Dio ci siamo ancora con questa capacità di interagire criticamente con sapere che alla fine è l'esito di questi conflitti che ci porteranno verso un futuro che non conosco, ma al quale non vorrei abdicare dicendo adesso facciano tutto da soli.
Questo l'ho fatto, questi ragionamenti l'ho fatto io tutto quando sono stato in commissione per scegliere i progetti di paesaggio portati in Europa. E beh, lì sì, sono importanti i progetti di paesaggio che nascono da chi abita, coltiva, trasforma il paesaggio e quindi ne è portatore in prima persona dei valori, ma non basta. Si rimane prigionieri di un troppo, non so come dire, di un qualcosa che ci fa perdere grandissime potenzialità di un paesaggio incrociato, da un punto di vista anche degli esperti che sanno cognizione, che vuol dire sono i valori in gioco, e quindi provano a discutere con chi poi tutti i giorni sta lì a fabbricare paesaggio nel modo in cui gli viene più facile. Voglio dire, non perdiamoci la ricchezza di queste tensioni, di queste contrapposizioni. Sono contro questo pensiero omologante che vede la città del futuro una città delle reti. Grazie. Giampaolo Nuvolati. Bene, grazie. Io in realtà ero venuto più che per dire la mia, per sentire Ratti. Ahimè, purtroppo non ci sarà questa opportunità perché proprio non ha un filo di voce, mi sembra di capire. Il mio è un approccio di tipo ovviamente più sociologico, ovviamente lo è stato anche l'ultimo intervento. Anche l'ultimo intervento mostra molta interfaccia con il ragionamento sociologico. Il libro è particolarmente interessante, è un libro molto bello ed è un libro che tiene esattamente in considerazione però le cose che dicevi tu, cioè è particolarmente ottimista, però nello stesso tempo è un ottimismo che è consapevole delle ricadute negative che sono legate alla tecnologia. Non mi sembra che sia un tipo di ottimismo ingenuo. Questa è la mia sensazione, cioè che ci sia la sensibilità nei confronti delle ricadute negative. Dopodiché, forse perché proprio, sempre come dicevi tu, poiché è un progettista, allora il modo di esporre è un modo che in un modo o nell'altro lancia il cuore, come si dice, oltre l'ostacolo, no? Va avanti, è fiducioso nel futuro. Però io intravedo dietro anche la consapevolezza delle ricadute negative. Il libro nella prima, poi passerò anche io le critiche, però il libro nella prima parte, ma in generale, è un libro che tiene insieme bene il concetto della Smart City. Non è solo una città tecnologica quella della Smart City, ma è una città della partecipazione, è una città del coinvolgimento. C'è una citazione appunto che riguarda il fatto di Mitchell, no? Quando sostanzialmente si dice guardate che c'è bisogno di contatto fisico, non possiamo delegare tutta la tecnologia. In realtà lo diceva già prima anche Alvin Toffler, no? Quando faceva quella previsione, Toffler che diceva negli anni 70 e 60 la nostra società sarà fatta di persone che vivono nei cottage informatizzati, alla mattina figli, madre e figli con la camicia bianca si rotoleranno nel prato, non avranno la necessità di prendere la macchina per andare a lavorare, perché dopo 5 minuti che hanno giocato nel parco, che hanno accarezzato i loro animali che si approssimano nelle vicinanze, potranno godersi la vita tornando in casa e collegandosi con il telelavoro. Questo era il cottage informatizzato, città svuotate perché tutti saremmo andati in questa visione paradisiaca meravigliosa. In realtà le previsioni di Alvin Toffler si sono dimostrate completamente sbagliate. C'è una necessità straordinaria di incontrarsi con gli altri. Non è un caso che la tecnologia non ci lega ai posti, mi ci libera dei posti, è sempre più piccola esattamente per questa ragione. Più la tecnologia è piccola, tant'è vero che scomparirà, ci sarà un chip da qualche parte, e noi più siamo, possiamo spostarci, possiamo recuperare questa che è la dimensione esperienziale del contatto con l'altro. C'è questa consapevolezza, secondo me, in Ratti, no? Che c'è questa necessità dell'incontro con l'essere umano, che non si può ovviamente delegare completamente la relazione agli strumenti tecnologici che ci mettono in comunicazione molto spesso a distanza, no? Invece quella che, voglio dire, Giddens chiamerebbe la dimensione del re-embedding, no? Rispetto al disembedding è ciò che ci sradica dal mondo, ciò che ci enuclea, ciò che rende spazio e tempo indifferente, mentre invece lo stesso Giddens dice a un certo punto no, ci vuole il re-embedding, la ricostituzione della comunità, il desiderio di toccarci, di sentirci, di guardarci negli occhi. Quindi non viene dato un assoluto primato nel testo alla tecnologia.
almeno questa è la mia sensazione, nella misura in cui c'è il riconoscimento che noi non possiamo fare a meno dei contatti fisici, della ricostruzione dei legami, della costruzione di comunità più piccole rispetto a quelle della Gemeinschaft di Tönnies, molto più situate, ma comunque trattasi di comunità. Quindi è molto abile nel presentare, secondo me, Ratti, nell'integrare queste due dimensioni di una tecnologia che spinge la comunicazione a distanza, ma che nello stesso tempo non perde di vista la possibilità dei contatti, non perde di vista la possibilità delle relazioni. Quindi l'idea appunto di una smart city che non è solo tecnologica, ma che in un modo o nell'altro invece chiama le persone a partecipare alla compresenza fisica, no? Quindi l'idea della community without propinquity, che è tipica di Weber, no, quello con due B e non quello con una B sola, non c'è. La comunità senza propinquità non sta in piedi. Quindi quando disegna questo panorama, come dire, è un panorama oltretutto che parte anche da incrocia Jane Jacobs e quindi la partecipazione dal basso con Le Corbusier, no? Lo sguardo dall'alto, la razionalità dell'altro, l'abitare come macchina, tiene insieme varie componenti e con grandissima abilità ci restituisce una immagine ottimista, ma nello stesso tempo anche con una sorta di capacità di individuazione forse del limite. Allora, siccome io devo fare comunque discussion, devo provocare, la mia provocazione ha un titolo e si chiama Fine della autoindulgenza. Fine dell'autoindulgenza. In cosa consiste? È un tema che secondo me invece lui non tratta, o almeno io non l'ho riconosciuto. La fine dell'autoindulgenza secondo me è la seguente, e cioè la tecnologia sostanzialmente che cos'è? È un insieme di strumenti attraverso i quali noi chiudiamo in forma di self-service servizi che ci vengono forniti a metà. La maggior parte delle nostre attività che noi svolgiamo finiamo servizi che ci vengono forniti non completamente, li forniamo in forma di self-service, la macchina. La macchina non va da sola. La macchina è una tecnologia fondamentale perché la macchina funzioni, io devo saperla guidare. Se io decido di andare in vacanza e decido di non rivolgermi più a un'agenzia turistica, il sito sul computer mi dà una serie di cose, di informazioni, io chiudo il servizio, lo finisco io da solo, in forma di self-service. Un domani, e lo stesso vale per il bancomat, non c'è più il cassiere che mi dà i soldi, ma sono io che produco, finisco il servizio che il sistema mi offre, ma non in maniera completa. Allora questa potrebbe essere una tendenza, no, della tecnologia, cioè chiedere sempre di più ai soggetti di finire in chiave di self-service ciò che ci viene fornito a metà. Guardate che sempre più si va in quella direzione. Nell'Ottocento, se io volevo andare a Napoli, non dovevo fare niente in termini di self-service. Compravo il biglietto e prendevo il treno, mi sedevo sul treno, arrivavo a Napoli. Cioè pagavo qualcuno che mi fornisse il servizio. Adesso se io vado a Napoli e ci vado in macchina, ho uno strumento come la macchina che devo saper guidare, devo essere in grado di farmi benzina da solo, devo essere in grado di pagarmi da solo l'autostrada. Le macchine sempre di più non si porteranno dal meccanico, ma dovremo essere noi in grado di farle. Questo si chiama, ripeto, una delle caratteristiche della contemporaneità. Io vado più sugli aspetti spiccioli quotidiani, non mi sto occupando di grandi sistemi. Questo cosa significa? Adesso andiamo verso il tema dell'autoindulgenza. Significa sostanzialmente un aumento straordinario di responsabilità. C'è un peso straordinario di responsabilizzazione, perché io sono chiamato ad avere le competenze sufficienti per poter portare a termine tutto ciò che mi viene fornito a metà. Tra l'altro questo è il concetto di smart. Sono smart se ho le competenze sufficienti per portare a termine questo tipo di processo. Questo cosa significa? Che sostanzialmente il computer o tutti gli strumenti che io con i quali interfaccio, che non a caso sono quasi tutti dotati di un video, sono semplicemente specchi. Specchi dove io misuro la mia responsabilità e il modo in cui sono capace di risolvere i problemi. Non ho degli interlocutori dall'altra parte. Quasi sempre se vado a prelevare con il bancomat, anche lì mi dà
dei numeri, dei dati, io mi specchio, lo dico in senso metaforico, perché metto alle prove quelle che sono le mie competenze e le mie capacità. Tra l'altro, questo, se vogliamo, è anche un discorso che incrocia Sen, quando dice che per passare alle capacitazioni ci vuole un tasso di conversione. Devo avere le abilità e le competenze, tanto è vero che lui gioca molto sull'educazione, per trasformare ciò che io ho in ciò che io sono. No? Sen lo dice molto bene. Da un lato ho i beni, le commodities, ma se voglio essere effettivamente ricco dal punto di vista esperienziale, devo avere questa capacità di trasformare l'insieme di risorse che io vedo in una città. Quindi, ad esempio, se c'è un cinema, sapere come prenotarlo. Se c'è teatro, idem. Se devo trovare il posteggio, idem, no? Sapere con il mio telefonino che c'è un posto libero in quel posto, che c'è un posteggio libero in quel posto. Questo cosa significa? Significa che io ho costantemente la necessità di essere aggiornato, perché i sistemi cambiano, l'industria mi proporrà sempre dei nuovi sistemi perché io possa sempre più consumare. Non si è mai visto un computer che dura più di 10 anni. Quindi continuo aggiornamento perché io possa rispondere a questa funzione, che è appunto la funzione del fatto che in un modo o nell'altro ciò che mi viene fornito a metà richiede un mio intervento, richiede una mia competenza, mi specchio in esso, dunque sono io responsabile del fatto se non sono in grado di farlo. Sono chiamato fortemente ad una crescente e infinita responsabilizzazione. Perché c'è la fine dell'autoindulgenza? Perché molto spesso io posso sbagliare e posso anche perdonarmi del fatto che io ho commesso un errore, del fatto che non sono stato in grado di svolgere una determinata attività. Quante volte si sbaglia? Infinite volte. Quante volte ci viene chiesto un aumento di carico e di impegno? Quante volte ci viene richiesta la smartness? Non che nasce spontaneamente, ma è una richiesta dalla moltiplicazione di servizi che sono, ripeto, offerti a metà e richiedono che noi interveniamo. Cosa significa questo tipo l'autoindulgenza? Cioè il fatto che tutto sommato noi possiamo commettere degli errori. La fine dell'autoindulgenza è quella che a breve chi non sarà in grado di relazionarsi con questi strumenti rimarrà indietro. Per cui non ci potremo più perdonare alcune cose. Io potrei fare degli esempi molto banali sui processi di informatizzazione in università, sul caricamento dei dati, la registrazione degli esami, dei verbali, in cui c'è una straordinaria attribuzione di responsabilità ai soggetti cui viene offerta una maschera. Però dietro questa maschera non c'è una persona, ma ci sono io che mi confronto. Questo è il tema della... La smart è questo, no? C'è una richiesta continua di aggiornamento e di capacità di chiudere questo tipo di servizi. Perché c'è questo tipo di fine dell'autoindulgenza? Nel senso che se io, in una città sempre più smart, non sarò all'altezza, non sarò in grado di fare quello che dice Sen, di mettere in atto il tasso di conversione, cioè convertire ciò che c'è in ciò che io sono, in ciò che io faccio, rimango indietro. E qui io vedo un po' invece questa prospettiva che si coniuga anche con le biografie attive di cui parla Beck, no? Di individualizzazione, di una società dove ciascuno per conto proprio deve risolvere questi problemi. Io forse sbagliando, però non ho visto un tipo di ragionamento che declinasse la figura dell'individuo moderno rispetto a uomo o donna, rispetto ricco o povero, rispetto istruito o meno istruito, rispetto ad all'autoctono autoctono. C'è questa figura di uomo moderno e nella sua modernità, avendo anche biografie molto attive, soggetto chiamato continuamente a scelte, può fare scelte sbagliate, ma nella misura in cui è smart farà delle cose corrette. Però qui c'è una dimensione molto neoliberista, se vogliamo, cioè molto forte della competitività di chi ha le competenze e di chi non ce l'ha. Fino a qualche tempo fa io facevo un'autocritica, no? E dicevo, ma io comincio a essere vecchio e quindi ho delle difficoltà ad utilizzare la tecnologia, gli altri ci sono dentro. No, anche adesso quando mi confronto con i giovani vedo che si innescono dei meccanismi, non dico competitivi, ma chi ha le competenze per poter fare alcune cose e chi necessariamente resta indietro. E questo è il criterio per creare delle nuove classi sociali, tra chi ha le competenze e quindi riesce a finire in forma di self-service tutti i servizi e chi invece non ha questo tipo di competenze.
Perché non c'è nel testo nessun tipo di declinazione rispetto a quelli che sono invece dei gruppi sociali fortemente diversi, con diversi tipi di competenze, con diversi tipi di culture? Questo è un altro tema, secondo me, che emerge, che parte dal presupposto appunto che il cittadino in generale, senza nessun tipo di differenziazione, sia in grado in un modo o nell'altro di migliorare le proprie competenze, quindi di affrontare. Non sarà così, ovviamente, no? Ci saranno dei soggetti che sono più in difficoltà nella chiusura del ciclo, no? Nell'ottenimento del servizio grazie al loro intervento. Se prima questa diversa offerta di servizi era declinata sulla variabile sociale, ricchi e poveri, questo ognuno lo può pensare come vuole, a me ovviamente non va bene, però a me non va bene neanche il fatto che oggi ci sia questa differenziazione basata sulla competenza nella chiusura in forma di self-service dei servizi. Allora il discorso diventa politico senza essere un discorso marxista, ma la tecnologia per Marx è una sovrastruttura tendenzialmente, la dimensione fondamentale è quella di, in tutti i modi, di restituire almeno le stesse opportunità a tutti gli individui, metterle ad uno stesso livello, e sinceramente il fatto che in un modo o nell'altro la tecnologia arrivi a discriminare, anche se dietro c'è una visione positiva, no? I migliori, la meritocrazia, chi ha più competenze avrà la capacità in chiave di self-service di far tutto. Anche questo mi spaventa particolarmente, però è un modello che va, è abbastanza, ripeto, quando si parla delle biografie attive rispetto a quelle passive, no? Le biografie attive è dell'individuo, del singolo, in un'ottica neoliberista che ha una grande capacità di risolvere i problemi, di mettersi in rete, è smart, ha, come dire, ha una capacità di assumersi delle responsabilità. Io non credo che tutti siano in grado, anche da qui a 10, a 20 anni, di affrontare nello stesso modo questa crescente responsabilizzazione dell'individuo che prima in chiave di autoindulgenza si perdonava. Perché oggi se tu perdoni te stesso per il fatto che non sei all'altezza, il rischio che in questo modello tu rimanga indietro c'è, dal mio punto di vista. E tant'è vero che io vedo, adesso non so se mi spingo troppo in là, anche un po' una sorta di evoluzionismo, no? Nel ragionamento di Ratti, cioè si va verso una persona sempre più intelligente, sempre più capace di relazionarsi con questo tipo di strumenti. Ma io credo che questa, quindi io non vado tanto sulla collettività, vado sulla vita quotidiana, sto andando sulla quotidianità, sulle difficoltà che noi abbiamo nella quotidianità, nell'assumerci questo insieme di responsabilità. L'ultimo ragionamento che appunto fa Ratti riguarda la democrazia rappresentativa e la democrazia, la e-democracy, no? Quella partecipativa ma non rappresentativa. Beh, anche qua, se da un lato è vero che la partecipazione, a parte che una cosa meriterebbe più approfondimento, però ne diamo un'accezione positiva, va anche controllata per certi versi la partecipazione, perché è indubbio che in tutti i processi ci sono alcuni attori che sono più capaci di partecipare di altri, ma non necessariamente chi non partecipa debba essere penalizzato. Posso leggerti gli appunti? No, non ce la facciamo. Io direi che allora potremmo chiedere al pubblico se ci sono delle domande e proveremo a rispondere noi al posto di là. Anche il microfono non funziona, questa sera tutto si accanisce contro di noi. Va bene, prego. Il self-service della UCI. Io te lo darei, parlo voce alta. Sì, questo video. Grazie. Professor Emilio Battisti. Sì, mi chiamo Emilio Battisti, sono un ex docente della facoltà di architettura, da quest'anno ho smesso di insegnare. Ho letto il libro di
tirati naturalmente, e per leggerlo ho usato questo. E mi sono trovato a mio agio perché, dato che spesso leggendo libri cartacei vengo abbagliato dalla luce che mi serve per vedere, con questo invece regolo la luminosità dello schermo, è perfetto, regolo la grandezza del carattere. Poi c'è il vantaggio che quando c'è una nota, un clic, si va subito alla nota, poi si torna indietro, tutto diventa più facile. Ecco, naturalmente il libro l'ho letto perché so che Ratti è incaricato di progettare a Expo, come tu hai fatto accenno. Io mi sono interessato molto di questo tema dell'Expo e anche mi sono anche interessato del tema proprio del recupero delle aree di Expo. C'è stato questo workshop in facoltà a cui hanno partecipato molti colleghi, eccetera. E leggendo il libro di Ratti, una cosa che ho notato è che lui ogni tanto, come dire, richiama allo spazio come un'esigenza, e quindi non c'è, per così dire, la rinuncia e la sostituzione dello spazio e quindi della città nella sua fisicità concreta, no? Però il fatto che certi dispositivi che noi utilizziamo per comunicare interattivamente ci mettono in una condizione di relativo isolamento, no? Perché riusciamo a comunicare senza necessariamente essere vicini e compresenti, e in qualche modo questo ci potrebbe anche portare a sottovalutare l'esigenza dello spazio e sostituire l'idea di spazio con l'idea di vuoto. Questo fatto per me è drammatico. Cioè io penso proprio, come progettista, devo dire che prima il collega diceva che i progettisti, come dire, in quanto progettista è ottimista. Io sono un progettista pentito, sono un architetto pentito, perché mi sono reso conto che attraverso la progettazione si fanno molti danni. E quindi, diciamo, bisogna usare la disciplina e con una grande cautela e consapevolezza del fatto che effettivamente, non gestendola in modo adeguato, i danni sono inevitabili. Le nostre città sono la dimostrazione praticamente di questa responsabilità che abbiamo, no? Ecco. Allora, adesso da Ratti non riusciamo ad avere delle risposte. Però una cosa che io ho notato, e la risposta per certi versi è un po' già documentata nel progetto che avete fatto, sostanzialmente tu e Kipar, no? Credo, per quanto riguarda gli aspetti, diciamo, architettonici e spaziali. Ecco, secondo me questo progetto però, malgrado il tipo di, come dire, cautela che tu dimostri anche nel tuo libro rispetto all'esigenza dello spazio, questo progetto, lo spazio e l'architettura, che è il fattore attraverso cui lo spazio si qualifica, non è, a mio parere, non è sufficientemente sviluppato questo discorso. C'è un approccio ambientalista molto, come dire, enfatico, no? Che è sostanzialmente, diciamo, proposto da Kipar. Poi c'è tutto il ragionamento che hai fatto anche tu nella descrizione, quando avevi la voce, che hai fatto alla facoltà di architettura, dove fra l'altro, oltre alle cose che hai citato dal tuo libro, hai anche detto più volte, hai ripetuto: guardate che questo non è ancora un progetto, è un avvio di un processo che richiederà ancora molto tempo e molti contributi, no? Ecco. E io credo che sarebbe molto importante se l'esperimento di Arespo potesse diventare effettivamente il modo di declinare, secondo delle opportunità offerte dalla disciplina che Ratti ci offre, no? Anche direi dalla
come dire, strumentazione ambientalista che mette a disposizione a Kipar, però vedendo come l'architettura e l'urbanistica e quindi la cultura della città riesce ancora ad esprimere dei contenuti forti, potenti attraverso l'integrazione con queste discipline. Io credo che questo sia molto importante e penso che forse, non so, anche il Politecnico dovrebbe forse offrire un contributo su questo piano, no? Perché mi sembra che, se non ho capito male, per ora il Politecnico mi sembra assente rispetto a parte il fatto che abbiamo l'ex rettore presidente di Arexpo, però diciamo dal punto di vista del contributo specifico a sviluppare questo esperimento come un caso diciamo veramente significativo, anche perché è una città di fondazione, no? Non abbiamo altre abbiamo rarissimamente delle opportunità di poter agire su delle strutture così diciamo autenticamente originarie e prive di tutto quell'apparato diciamo di preesistenze che spessissimo ci condizionano fortemente e ci vincolano molto. Scusate, ho fatto un intervento invece che fare una domanda, ma intanto Ratti non potrebbe rispondere. Poi ti scrivo, ho visto che c'è, no, ma ho visto che c'è l'indirizzo tuo anche in internet, per cui ciao. Vogliamo l'occasione che non può parlare per dire tutto. Ci sono altri interventi? Scherzo naturalmente. Sì, prego, venga qui però, perché se no non la sentono. Sia gentile. Grazie. Durante la lettura introduttiva si è toccato il tema dei teorici degli anni 90 e quindi mi è venuto in mente William Mitchell, che tra l'altro proprio, se non sbaglio, dalle stanze dell'MIT, esponeva la sua teoria in City of Beats all'inizio, a metà degli anni 90. E verso la fine del libro Mitchell auspicava la possibilità della progettazione e del retrofit di edifici pervasi, avvolti da delle membrane, sensori, infrastrutture che li avrebbero resi parte di questo etereo mondo nuovo. Più avanti anche Toyo Ito, sia dai 90 fino alla realizzazione forse riuscita, forse no, della mediateca di Sendai, anche Venturi nel 2010 con Architecture and Science and Symbol auspica la possibilità di avere un involucro architettonico che sia non solamente output ma anche ricettore input e quindi pervaso anche su sensori. Ma quello che mi ha colpito di più di Mitchell è stata la sua previsione secondo la quale le nuove centralità, la definizione delle nuove centralità e delle nuove periferie sarebbe dovuta non più alle storiche tradizionali centralità e periferie, ma alla possibilità di avere un veloce accesso, un accesso immediato alle reti, no? E quindi io penso che la manifestazione più concreta, no, dell'etereo mondo del cloud, dell'internet, siano i data center che si stanno sviluppando in modo esponenziale e che tra l'altro manifestano anche le funzioni di alcuni delle tipologie anche architettoniche che hanno contribuito alla nascita delle città, regolamentazione delle attività digitali e quindi sociali a questo punto, e anche monumentalità dovuta all'esigenza di sicurezza che i data center portano con sé. Quindi io penso, anzi domando a voi, se secondo voi è possibile che in un futuro i luoghi come i data center diventino dei nuovi poli, delle nuove centralità per uno sviluppo urbano, visto anche l'esistenza attuale ad esempio di data center ad esempio nella City di Londra, che sono necessari per non avere dei lag temporali fra le transazioni. Quindi secondo voi questi possono effettivamente diventare dei nuovi centri di sviluppo urbano? Dei nuovi urbani, esatto. C'è qualcuno che vuole rispondere di voi?
Io vorrei ricordare c'è domanda, che... Intanto, c'è ancora una domanda, magari allora. Venga, sia gentile, venga qui. Grazie, una cosa veloce. Andrea Rolando, Politecnico, con Corinna Morandi, tra l'altro Stefano Di Vita, un amico e collega. Abbiamo cercato di lavorare su questo tema della smartness, non intesa nelle città che pensiamo che siano comunque intelligenti e dotate di un, come dire, di un patrimonio anche sociale adatto a sviluppare queste tecnologie e le opportunità che offrono, ma cercando di ragionare sulla smartness a livello regionale. Allora la domanda su cui abbiamo cercato, ci siamo un po' rotti la testa ma non siamo arrivati ad una conclusione, ma ci ha portato un po' in quella direzione dell'individuazione dei servizi come l'elemento che può effettivamente dare qualcosa di concreto agli abitanti. Allora la domanda che volevo un po' porre, non so se sia possibile poi per Carlo darci una risposta, però tra l'altro a settembre organizzeremo un convegno, io spero che lui possa venire, proprio su questo tema del rapporto tra reti materiali e reti immateriali, perché quella secondo noi è un po' la questione. Cioè internet non c'è dubbio che ci ha dato un modello straordinario, non a caso consideriamo dei siti che possiamo raggiungere, sui quali attivare con un click delle informazioni, li chiamiamo siti come se fossero dei luoghi, che ci danno delle informazioni che non sappiamo da dove arrivino, potrebbero essere in un paese sperduto della Finlandia, ma ci appaiono estremamente centrali, come diceva giustamente l'amico prima, e ci sembrano molto importanti, e quindi riusciamo ad attribuire a quei siti che sono magari sperduti da qualche parte dell'etere una rilevanza, o magari perché arrivano da un data center potentissimo, un'importanza. Allora la domanda è questa, cioè noi lo chiamiamo internet dei luoghi questa cosa, pensando che i siti non siano solo virtuali ma debbano essere dei luoghi. Allora come possiamo fare a fornire dei servizi ad un luogo sperduto, a un'area interna, ad un paese dimenticato da Dio, dalle comunicazioni e dagli uomini? Per che tipo di servizio possiamo dare a quel sito, a quel luogo, perché risulti in qualche modo attivabile o attivo, rilevante, centrale in questa nuova configurazione territoriale che internet ci ha dimostrato possibile, ma che nella realtà non sappiamo se effettivamente possa funzionare. La domanda è un po' questa. Io spero che Carlo possa poi a settembre venire al Politecnico per questo convegno e magari con più voce, oppure se ci sarà l'opportunità di dare una risposta magari tramite voi adesso. Mi spiace molto che lui non possa parlare, ma insomma magari c'è modo anche di avere delle risposte virtuali. Aspettavo che ti attivassi con una tastiera che consentisse di tradurre in parole in voce, sì. Le parole in voce. Comunque intanto grazie, ho trovato molto interessanti gli spunti che avete dato e chissà, magari c'è un'altra occasione per parlare. Grazie. Grazie ad Andrea Rolando. Sì, prego. Una domanda per il professor Nuvolati. Quando parlava di fine dell'autoindulgenza, il concetto di maggior responsabilità, mentre esponeva i suoi esempi contemporaneamente, cioè il passaggio dall'utilizzo del treno all'utilizzo dell'automobile come un fattore appunto di aumentata responsabilità. Allo stesso tempo pensavo alle automobili Tesla. Le automobili che si guidano da sole o che in realtà sono guidate da un algoritmo che ha raccolto quantità mostruose di dati, in base a quelle elaborano per similitudine, per correlazioni, attuando quindi tutta una serie di comportamenti pregressi. Oppure in ambito musicale tutte le applicazioni che abbiamo si comportano in questo modo, non dobbiamo più scegliere che musica utilizzare, ma il sistema, l'algoritmo sceglie al posto nostro sulla base del comportamento di persone, nell'ordine delle centinaia di migliaia, che si comportano in modo paragonabile, simile al nostro. Quindi mi chiedevo se in questo caso siamo già in presenza di un'evoluzione dopo un periodo così breve, cioè anni 90 abbiamo quel passaggio verso questa maggiore responsabilità perché dobbiamo interagire maggiormente con tutti i sistemi, a oggi, quindi nell'arco di veramente pochi anni, un ribaltamento totale che ci porta a escludere quasi la nostra partecipazione. Grazie. Visto che è una domanda diretta, posso sì, certo. Rispondere direttamente. Ovviamente mi spiace, non sono io che stasera dovrei rispondere, però lui ha fatto una domanda a me, quindi provo a rispondere.
Allora, a me non piace fare citazioni, però questa è la risposta che dà anche Giddens sul tema della fiducia, sostanzialmente. Allora, se è pesante l'avere delle responsabilità, però immaginiamo il vivere in un mondo dove sono gli altri che decidono, un algoritmo. Allora, questi vengono chiamati sistemi esperti, come dice Giddens, nei confronti dei quali io devo avere la massima fiducia. Anche questo però comporta in un modo o nell'altro una situazione di, non dico di disagio, ma comunque di complessità, perché io so che vado in un sistema che è già regolato, che quindi la macchina andrà a una certa velocità e devo avere fiducia nei confronti del sistema, che il sistema funzioni perfettamente. Allora, nell'altro caso aumento di responsabilità, ma quantomeno un controllo del sistema. Questa tendenza, di cui io non so dire in che misura è avanzata, in che misura ci sarà, però mi risulta altrettanto, per certi versi, preoccupante. Non è l'aumento di responsabilizzazione, ma una delega in pieno appunto al sistema. Giddens lo dice bene quando parla appunto dei sistemi esperti e quindi la nostra è una società che richiede sempre di più la fiducia. La fiducia è uno degli elementi fondamentali, quindi quando io vado in internet devo avere una fiducia incredibile. In internet qualcuno controllerà i miei dati, chi ci sarà dall'altra parte? Il tema della fiducia è un tema fondamentale. Ovviamente non sappiamo in che misura noi siamo disposti a concedere una quantità incredibile nei confronti di un sistema di fiducia, nei confronti di un sistema che non controlliamo. La fiducia è una delle caratteristiche tipiche di cui parla appunto Giddens, insieme ai sistemi esperti, insieme ad altri aspetti che sono tipici della nostra società. Volete aggiungere qualcosa rispetto alle altre questioni che sono state poste? Vorrei riprendere un'osservazione: se i data center possono diventare le nuove centralità da trattare anche architettonicamente, simbolicamente, figurativamente. Io ricordo che quando qualche anno fa è stata fatta dallo Stato italiano, il Ministero delle Infrastrutture, il quadro strategico richiesto dall'Europa per le infrastrutture, il gruppo di ricerca che io coordinavo per conto della Società degli Urbanisti Italiani ha elaborato un'idea del territorio italiano molto diversa da quella di Ruffolo, il progetto 80, cioè le città e le connessioni fisiche in termini di ferrovie e autostrade che le collegavano. Noi proponemmo allora, e il Ministero le fece proprio, delle piattaforme all'interno delle quali i grandi flussi globali si scaricano, prendono terra, atterrano, per usare la terminologia di Wells, ma al tempo stesso le risorse locali si immettono sulle grandi reti, cioè queste piattaforme che sono decisive per il futuro sono i luoghi dove c'è questo processo andata e ritorno delle informazioni che effettivamente situano questi territori nel contesto più complessivo delle relazioni europee e transeuropee. Questa visione metteva in gioco molte attrezzature, le università, i porti, gli aeroporti, cioè tutte le attrezzature in cui ci sono scambi di flussi che andavano per di più gestiti in forma elettronica, quindi digitale. Ecco, a me sembra che la risposta, poi è cambiato il ministro, si è perso il quadro strategico nazionale, non si sa più che fine ha fatto, come l'agenda urbana si sa più che fine ha fatto, l'Italia è così. E però lì c'era l'intuizione che noi ormai dobbiamo lavorare non più con le centralità tradizionali di noi urbanisti che vedono quell'area come centro di uno sviluppo, la città multicentrica fatta di questi centri fisicamente percepibili, Milano ne è la prova, di una trasformazione in atto delle funzioni urbane. C'è la possibilità di lavorare su questi siti che sono di interazione tra il globale che si scarica e il locale che cerca di acquisire le relazioni con gli altri mercati, con gli altri culturali e quant'altro. Questi sono i luoghi più interessanti. A Pisa, ad esempio, c'è da mettere a rete tutta la formidabile quantità di università, di strutture, di ricerca che ci sono, che non dialogano tra loro per niente e che invece, visti come espressione di questa portata dal Ministero, di questa necessità di relazione, aprono gli spazi sconfinati. Io credo che un po' questa è la risposta, cioè non è tanto un'architettura di un oggetto, è un'architettura di relazioni tra presenze fisiche ma anche immateriali,
ma soprattutto presenze simboliche che devono ritrovarsi, devono diventare i fulcri della nuova, del nuovo territorio, della nuova società. E su questo bisognerebbe lavorare. Le università, le facoltà di architettura, gli urbanisti hanno avuto poco da dire al riguardo. Ancora siamo prigionieri del singolo oggetto, della scatola. Anche lei che ha fatto un bellissimo intervento di prospettiva, poi ritorna a dire: ma voglio dare forma monumentale a questo oggetto che è un cubo chiuso, che non ha... No, non è lì il punto. Quello è, se c'è, è del tutto marginale. Il problema è come metto in gioco queste risorse dentro una visione territorializzata, come dice lei, delle piattaforme, che sono il superamento dell'idea di città che è fortissima, e delle reti alla Le Corbusier che devono irrigare il territorio, che è ancora quella dell'Europa. L'Europa, con i master plan che fa, assume le città e le connessioni in forma di ferrovia, aeroporti o aerei e autostrade. È fortissimo questo paradigma da battere, e qui ci serve davvero Ratti, far capire che ormai non vanno più così le cose. Se si continua a lavorare su quell'idea, si lavora sull'Ottocento, non c'è più questo futuro che incombe, che almeno proviamo a trattare. Devo dire che passato quel momento non se ne è più parlato né dentro l'università né dentro il ministero è morto, tra l'altro, non solo il ministero, e non si sa più dove appuntare queste ricerche, dove... Però insomma, la sua domanda mi ha fatto ogni voglia di rispondere, che era stato pensato circa 7-8 anni fa da urbanisti, da amministratori, dai sindaci, perché poi bisogna parlare con questi responsabili del governo locale, come riuscivano a creare rete tra queste presenze straordinarie. Non ci si è riusciti, è un esperimento fallito. Grazie. Allora io direi che possiamo chiudere qui, questo dibattito va avanti sul sito web della Casa della Cultura, io invito i di Scassant a mandarmi i loro contributi, che in genere pubblichiamo settimanalmente. Il professor Ratti avrà così l'occasione di rispondere se lo vorrà, e grazie a tutti di essere stati qui, ci vediamo la prossima settimana, grazie. Adesso metti di nuovo.